Allora, io saluto finalmente con favore il fatto che sia un circolo Antonio Gramsci ad organizzare un incontro del genere e che finalmente a sinistra ci si riappropri di un discorso che era di sinistra, e lo insegnano i quaderni dal carcere di Gramsci, e vi invito a leggere il quaderno 15 e 19, il bellissimo libro di Franco Molfese, che era di cultura comunista ed è stato il grande storico del brigantaggio postunitario, che quando scoprì e si appropriò dei documenti inediti nei lavori del Parlamento, lui era vice direttore della biblioteca del Parlamento, scrisse che aveva messo le mani sull'avanzo di un naufragio, quindi erano documenti che storici ed accademici non avevano mai consultato e non avevano mai interpretato o scritto o diffuso. E quindi è un bene che finalmente a sinistra ci si riappropri di questo discorso. Perché guardate, io in questo libro, 10 minuti parlerò, in questo libro io chiudo il cerchio di una serie di ricerche e di studi e torno, partendo ancora dalla storia, a fare un discorso sull'identità. Che poi il senso di tutti questi discorsi, di tutto questo rivedere indietro, anche se voi sapete che c'è un grandissimo inviato polacco morto, Kapuscinski, che ci ha raccontato dell'Africa in maniera pregevole, che diceva che si vive spesso un provincialismo del tempo, per cui non si capisce che l'oggi è sempre esistito. Quelli che dicono è ancora con queste cose sono dei provincialisti del tempo. E quando si parla e si rivede e si approfondiscono questi discorsi e questi temi, naturalmente si va a discutere e si va a incidere su quello che è oggi la nostra nazione, su quello che è oggi la nostra identità italiana, su quello che è oggi l'unità di questa nazione, di questo territorio. E io che giro un po' vi posso assicurare che gli italiani 154 anni dopo non si conoscono tra di loro, non conoscono le loro storie, non conoscono le loro identità. Ormai è acclarato, le grandi accademie lo riaffermano, lo dicono, lo stanno studiando e approfondendo, che noi viviamo in una nazione che è fatta di subnazioni, insieme di identità tenute insieme con la colla. E in questo mio nuovo libro, ultimo libro, approfondisco proprio questo tema, cioè qual è la identità meridionale partendo dalla storia, che cosa unisce ancora quegli uomini, quelle persone, quelle vicende ai meridionali di oggi, a quelli che sono nati in un territorio particolare della nostra penisola. Perché voi sapete, molti storici, soprattutto inglesi, negano che esista un'identità italiana. Lo dice Duggan, lo dice anche Davis, in parte Mac Smith, e andando a rileggere alcune vicende, alcuni episodi, alcuni aneddoti, hanno ragione. Chi si accorse subito che c'era un problema di identità, che questa era una costruzione artificiale, era una costruzione fatta con la forza, con la diplomazia, con l'abilità, ma non con l'adesione popolare, fu ad esempio il primo presidente del Consiglio Meridionale dopo 20 anni, che era Francesco Crispi. Nel 1882 morì Garibaldi. Voi sapete che Garibaldi lasciò un testamento in cui si diceva: voglio essere cremato, le mie ceneri siano buttate al largo di Caprera, arrivederci e grazie, e apriti cielo. E come si faceva? Moriva un simbolo dell'unità italiana, una grande icona che poteva diventare un momento di aggregazione, un momento di identità. Come negare agli italiani questo grande pellegrinaggio a Caprera, ad una mausolea, ad una tomba? Si risolse tranquillamente il problema azzerando il testamento di Garibaldi, non tenendone conto, e seppellendo Garibaldi con una grande cerimonia, un grande funerale. Andarono tutti i notabili, tutte le persone importanti dovettero rimanere sull'isola 24 ore in più perché ci fu una tempesta, e quindi si cominciò a porre il problema dell'identità e dei simboli che unissero questa nazione, e quindi poi sarebbero diventati
naturalmente il tricolore con il simbolo dei Savoia, l'inno, la festa dello statuto che riprendeva la vecchia festa dello statuto piemontese, i rituali e le marce. Pensate che nella simbologia e quindi nel legame anche di quella nazione con una dinastia che si sostituiva ad un'altra, persino la nazionale di calcio prese un simbolo che aveva un legame con quella dinastia. La maglia azzurra era azzurra agli inizi del Novecento perché l'azzurro era il colore dei Savoia e quindi fu scelto quello come simbolo identitario, come simbolo di unione di una nazione. Quindi c'era un problema di costruire un'identità, c'era un problema di unire italiani che erano invece e sono ancora per molti versi frazionati e divisi da radici profondamente diverse. Questo è il discorso in cui io mi immergo in questo libro in tre tappe, partendo da una serie di storie, una serie di racconti di quella che era la classe dirigente di quel regno delle due Sicilie che ci è stato descritto e raccontato prima. Una classe dirigente che ha vissuto di immagini stereotipate, di pregiudizi, di macchiette. Prendete ad esempio il film di Mario Martone, Noi credevamo. Il direttore del carcere di Montefusco è una perfetta macchietta del cattivo borbonico che parla solo napoletano, che dice ai liberali non andate a leggere libri, gridatevi vorrei, insomma è una macchietta perfetta, uno stereotipo del cattivo confezionato in quel film in maniera ideale. I tipi, le persone e le vicende umane che io racconto invece nella prima parte del libro è un'altra classe dirigente, persone tormentate nelle loro scelte, nel loro vivere in un sistema che spesso non condividevano e che cercavano però dall'interno di rimuovere, di riformare, di modificare, persone che però avevano ben vivo il senso di identità e della loro patria napoletana e non tradirono mai quella patria napoletana anche se erano in contrasto, in contraddizione e non d'accordo con il governo che la governava. E quindi era una classe dirigente di militari, di giuristi, di politici. Io racconto le storie di Carlo Filangieri, di Pietro Calaulloa, di Matteo Negri, un generale tormentatissimo che morì proprio sulla battaglia sul Garigliano, sul ponte del Garigliano. Era, pensate, Matteo Negri era andato nella guerra del Piemonte, la prima guerra dell'indipendenza nel 48, con la spedizione mandata da Ferdinando II. A un certo punto il re disse e ordinò di ritornare. Matteo Negri fu macerato se rispettare l'ordine del re o andare anche lui con Guglielmo Pepe all'assedio di Venezia. Scelse dopo diversi mesi di tornare, azzerò i gradi e ricominciò da soldato semplice. Andò con Filangieri alla riconquista della Sicilia e alla fine fece poi di nuovo tutta la carriera e morì alla difesa del suo stato, della sua nazione, della sua patria nel fine ottobre del 1860 nella battaglia del Garigliano contro l'esercito regolare piemontese. Racconto anche questa figura, oppure i delusi, quelli che si resero conto che c'era stato un tradimento, che c'era stata una violazione, un calpestio di identità, come Enrico Cenni, ad esempio, che era stato di idee e di tendenze liberali, ma si rendeva conto che quell'unità aveva tradito delle cose e soprattutto aveva azzerato completamente quella che era la storia di sette secoli del Mezzogiorno d'Italia. Perché poi l'operazione dell'unità, al di là dei singoli episodi, è proprio questa: l'imposizione di un'identità di una parte dell'Italia su di un'altra e l'azzeramento di tutte le identità, quindi della cultura, delle tradizioni, delle leggi, delle consuetudini, degli usi e delle cose che si tramandano a voce a vantaggio di un'altra. Naturalmente per imporre delle leggi e far capire e spiegare che sono meglio di altre, bisogna denigrare quelle di altre parti del territorio. Ed è stata questa un'operazione scientifica nel tempo, la denigrazione, la riduzione a macchietta, a folklore, a cose negative, di tutto quello che era stato nel Mezzogiorno. Ecco quindi tutta una serie di pubblicistica, tutta una serie di ricostruzioni storiche negli anni immediatamente dopo l'Unità d'Italia, tutta un'operazione che ha fatto e ha portato quasi a una vergogna del meridionale su quello che era stato prima di diventare italiano,
tra virgolette. C'era bisogno di far trasformare l'abitante della nazione napoletana in italiano. Questa è stata l'operazione culturale di quegli anni e soprattutto dei primi 25 anni dell'Unità d'Italia. Ed è questo proprio il motivo per cui io mi interrogo sul discorso dell'identità. E in questo discorso ci sono due momenti fondamentali che io racconto in due capitoli. Uno sono i primi dibattiti parlamentari sul Mezzogiorno d'Italia. Se andate a rileggere quei dibattiti, vedete quanta prevenzione, quanto pregiudizio, quanto antimeridionalismo ci sia in quei parlamentari del Nord Italia nei confronti dei meridionali. Sembra di rileggere le parole che si sono sentite una ventina di anni fa o anche di recente dai leghisti. Proprio uguale, non è cambiato nulla. O ancora un altro capitolo importante, l'idea che davano e rappresentavano i meridionali esuli quando andavano a Torino. Erano i peggiori denigratori del Mezzogiorno d'Italia, i peggiori antimeridionali. Vedete quello che ha detto La Farina: bisogna smettere con la cloaca dei governi di Napoli e Palermo. Era un siciliano La Farina. Oppure quello che diceva lo stesso Massari, pugliese, segretario di Cavour, nei confronti del sud e del Mezzogiorno d'Italia. E anche questo è una storia che si ripete. Io per motivi professionali, perché faccio anche l'inviato del mio giornale Il Mattino, ho fatto spesso delle inchieste al nord sulla Lega, sul movimento della Lega in varie regioni del nord Italia. Ebbene, ma chi pensate che siano i più accesi leghisti? Sono i figli degli emigranti meridionali, quelli che hanno accumulato un risentimento, una credine, una rabbia, un odio verso quella terra che i loro padri hanno dovuto lasciare, e quindi quelli che sono rimasti sono quelli che non fanno niente, sono quelli che si sono seduti, sono quelli che non hanno sgobbato, sono quelli che non hanno sudato altrove. C'è tutto questo risentimento in questi meridionali di seconda generazione emigranti al nord. E in quel capitolo sugli esuli io racconto questo, racconto proprio questo atteggiamento di risentimento e di odio, perché poi il problema del Mezzogiorno d'Italia, il problema del Sud, e anche nella sua rappresentazione, nella narrazione che si fa del Mezzogiorno d'Italia, come lo si descrive, come lo si racconta. Vedete, il lavoro del giornalista, come il lavoro dello storico, è un lavoro di scavo, di ricerca di fonti. Io lo raffiguro sempre, lo paragono sempre ad un grosso palazzo con più finestre. Se ne aprite una, vedete uno spicchio di orizzonte, due si allarga, tre ancora di più, quattro ancora. Se aveste la fortuna di aprire tutte le finestre, finalmente avreste tutta la visione davanti dell'orizzonte. Le finestre sono le fonti. Chi fa il lavoro di ricerca, di scavo, di studio, ha bisogno di acquisirne quanto più possibile con la buona fede e con la onestà intellettuale maggiore possibile. Non sempre è possibile, perché non sempre si riesce ad avere tutte le fonti. Qualcuno poi le ha e le occulta, oppure le interpreta male, oppure cerca di trasfigurarle o trasformarle a suo modo. Ma il problema principale è sempre l'acquisizione di fonti di conoscenza che consentano una rappresentazione della verità quanto più ampia e distesa possibile. Ecco, questo è il lavoro principale. E partendo da come noi, Mezzogiorno d'Italia, patria, nazione autonoma, indipendente per sette secoli, siamo diventati parte e provincia di un'altra nazione, io mi sono interrogato su che tipo di trasformazione abbiamo subito, come ci si rappresenta, perché gli altri vogliono rappresentarci sempre in una certa maniera, perché è chiaro che in questo territorio esiste il nero, ma esiste anche il bianco, esistono colori anche più vivaci. Perché poi nella scelta prevale sempre il nero? Ci sono forse degli interessi economici, degli interessi di altro tipo a rappresentare e dare sempre un taglio unico nella narrazione del Mezzogiorno d'Italia? Questo è il tema che è conseguente all'approfondimento e allo studio di quel periodo della storia. Perché quello e non altri? Perché quello è stato il punto di non ritorno, il taglio, la cesura tra un territorio, una nazione, una serie di persone che erano parte di una nazione indipendente, che lo
e lo erano stati dal 1140, da Ruggero di Altavilla fino alla fine del Regno delle Due Sicilie, all'Unità d'Italia. Quindi quella parte, la fine del Regno delle Due Sicilie, del Regno Borbonico, è la cesura, è il punto di non ritorno. Capire che cosa è successo allora e soprattutto che cosa è successo nei 25 anni successivi all'Unità d'Italia ci consente di comprendere perché oggi, almeno a me, oggi io devo raccontare il Mezzogiorno d'Italia in una certa maniera, devo raccontarne degli aspetti, devo approfondire delle vicende e degli episodi. Ecco perché io da 25 anni ho focalizzato la mia attenzione a quella parte della nostra storia, perché l'ho ritenuta fondamentale per comprendere, perché mi dava gli strumenti culturali necessari e indispensabili per poter raccontare l'oggi, per poter guardare l'oggi con occhi e in maniera più completa. In tutto questo, naturalmente, nel libro io racconto di come ci siano stati tanti che hanno cercato negli anni di fare un approfondimento, di raccontare, ma ci sono state difficoltà e ostacoli. Pensate che naturalmente gli storici, subito dopo l'Unità d'Italia, scrivevano e raccontavano e pubblicavano con la dinastia Savoia ancora regnante, quindi avevano dei vincoli nelle loro narrazioni, nei loro racconti. Il fascismo ha utilizzato il Risorgimento come grande arma di diffusione di questo mito e di questa costruzione del mito di una nazione, del mito dell'italiano, del patriota. Quindi lo ha distorto, l'ha sfruttato e l'ha utilizzato. Garibaldi è stato il personaggio che ha messo d'accordo tutti. Ci sono bellissimi libri intitolati I Garibaldini in camicia nera, come i garibaldini si trasformarono subito in fascisti molti, come ci furono delle deformazioni e delle ambiguità nello sviluppo del movimento garibaldino. E quindi è ovvio che soltanto dopo la nascita dell'Italia repubblicana si è potuto con una certa serenità raccontare, cercare di vedere quelle parti della storia del Mezzogiorno in maniera diversa e con fonti maggiori. Soltanto nel 1953 la principessa Urraca di Borbone ha venduto l'archivio Borbone all'archivio di Stato di Napoli, naturalmente a pagamento. Era tutto l'archivio di carte e di parti riservate che Francesco II aveva portato via quando aveva lasciato Gaeta, quando era andato via. Certamente si sono comportati meglio i Borbone, no? I Savoia questi archivi li hanno tenuti chiusi, Umberto II ha fatto vedere, e ce li hanno ancora in Svizzera, alcune parti fino a un certo punto, e molte cose non le conosciamo, non le ignoriamo, molte cose le abbiamo apprese solo tardi, una per tutte. Voi sapete che Vittorio Emanuele III a un certo punto lasciò i soldi dell'assicurazione sulla vita del padre Umberto I in Inghilterra, anche dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi in un paese nemico che non gli toccò quei soldi che erano una fortuna enorme, immane, l'assicurazione sulla vita del padre ammazzato da Marco Brescia. Quindi pensate un po' quante ambiguità nella storia del nostro paese. Ma il problema oggi, proprio che ci sono tutte queste spinte di disgregazione, di confusione, è cercare di capire e conoscere gli italiani tra di loro. Ecco perché io approfondisco e racconto queste storie, cerco di descrivere e parlarne soprattutto al nord. Perché gli italiani devono conoscersi tra di loro, conoscere le loro storie e rispettare le loro identità. Perché io penso e sono convinto che le diversità siano ricchezza e non siano impoverimento. Quindi più siamo diversi, più rivendichiamo delle radici nostre che affondano nella storia, affondano in cultura, in consuetudini, in usi diversi da quelli ad esempio di un italiano di Bolzano, più noi portiamo ricchezza a questo paese, e queste ricchezze vanno integrate e vanno scambiate. Ecco, questo è il discorso che io sviluppo, partendo naturalmente sempre dalla storia, da nuovi documenti. Ho portato qualche contributo piccolo a delle confusioni che aveva creato qualcuno, qualche studioso del nord sulla vicenda dei prigionieri, oppure sulle industrie
ho trovato nuovi documenti sulla vicenda dell'industria smantellata di Pietralsa, che fu, voi lo sapete, nel 1863 il primo sciopero operaio dell'Italia Unita. I carabinieri spararono, uccisero negli scontri iniziali 3 operai che rivendicavano la difesa del loro posto di lavoro. Ecco, questo è l'obiettivo, nella convinzione, e questo io lo ribadisco, che conoscere, capire queste cose non significa separare, disunire o disgregare, e soprattutto che una delle cose più odiose, ad esempio per me, è il meridionale che si piange addosso, il meridionale che dice che è sempre colpa dell'altro, il meridionale che aspetta sempre che arrivi o Garibaldi o gli americani a liberarlo e a risolvergli qualche problema. Ma i meridionali si devono riappropriare della loro storia, e soprattutto attraverso la consapevolezza, la coscienza di quello che siamo stati, della nostra identità, della grande eredità della nazione napoletana, rivendicare con orgoglio il diritto per tutti di fare i conti col nostro passato in maniera serena, senza speculazioni e senza odi. Una parentesi, ad esempio, ho ascoltato le polemiche che hanno accompagnato l'organizzazione. Mi sembra molto strano, io nell'introduzione dico che le storie che io racconto e che ho individuato tra le tante possibili di una Spoon River del regno delle due Sicilie sono storie un po' alla rovescia nella storia italiana, perché siamo abituati all'italiano che fugge, all'italiano che è pronto a passare, come diceva Ennio Flaiano, subito sul carro del vincitore, in soccorso del vincitore, e invece raccontare delle storie di coerenti, di persone che sapevano ed erano coscienti che erano dalla parte di chi era destinato ad essere vinto, ad essere sconfitto, ma rimanevano lì per un giuramento e per un senso di identità fino in fondo, sono un po' storie in controtendenza e quindi di coerenza, e questo bisognerebbe forse sottolinearlo, bisognerebbe apprezzarlo invece che ritenerlo un elemento negativo della nostra storia. Io in tutti i miei libri, dai primi che scrissi, Antonio mi ha ricordato una bellissima presentazione, quello venne del 98, il libro sull'eccidio di Ponte Landolfo al Circolo della Stampa di Napoli, me lo presentò Riccardo Pazzaglia, che pochi sanno poi che al di là delle sue vicende era un grandissimo appassionato di questa storia, e anzi mi dice: ma tu capisci, nel mio giro romano ma nessuno crede che sono vere queste cose, solo Arbori ogni tanto dice ma forse hai ragione, e quindi si macerava su questo, no? su questa cosa, lui che ha scritto poi con la sua penna ironica 3 libri su argomenti risorgimentali per Mondadori. Bene, dicevo, io dall'inizio, in ogni mio libro, ogni capitolo lo faccio precedere da una piccola citazione che illustra il capitolo, l'introduzione, l'argomento di quello. Questo libro inizia con una citazione cinematografica. La battuta e il dialogo dalla grande bellezza, quando Jeff Gambardella chiede alla Santona, dice ma perché mangi sempre radici? E la Santona risponde, perché le radici sono importanti. Ecco, questo è il senso del mio lavoro, delle mie ricerche e di questo mio libro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo fatto tardi, ma nemmeno tanto, devo dire la verità. Nemmeno tanto, poteva andare anche peggio. Abbiamo dovuto tagliare un po', mi dispiace, la ricerca di Emiliano, che era veramente un ottimo lavoro. Volevo dire, per chi fosse interessato, che Gigi può avvicinarsi al tavolo della libreria e magari autografare qualche copia di chi volesse acquistare il libro, che anche ha un prezzo di favore. Vi ringrazio a tutti, spero che la cosa vi abbia appassionato e alla prossima. Grazie ancora.